Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui con un nuovo video assaggio. Già ve lo dico, raga, questo sarà l'ultimo video perché poi se ne parla a settembre, ovviamente l'ultimo video assaggio. Poi se ci sarà qualche novità ve le proverò io, vi farò non nei vlog, né mini short perché raga è impossibile. Ci siamo messi di qua perché bene o male è una casa già che viviamo tutti i giorni. Si sta un po' più freschi, ma nell'appartamento dove registravo considerate che si muore letteralmente di caldo. Quindi ho detto no, mettiamoci di qua. Io direi di iniziare. Sarà un video abbastanza lungo perché abbiamo sei Ah, prodotti di sì. cui una bevanda da provare. Sette. Quindi iniziamo subito. Dolce? Sì, Ok, forza. vai, scegli tu. Direi di toglierci subito questo Ok, grattacielo. vai. Le ciambelle con agrumi, nocciole e mandorle di Matilde Vincenzi. Appena l'ho visto ho detto no, io devo prenderle. Scusatemi se sentirete un po' di eco. Lo senti quando Sì. parli l'eco? E poi è arrivata, Ho paura di questa arancia. Non sono una fan dell'arancia dei biscotti. eh. Un prosciuccino? Muove spaccando, faremo un macello. Allora, ve lo faccio vedere. Si presenta, aspettate. Si presenta così, oh. Sembra un po' quello là che mangio io a Pasqua. Ah, sì. Come L'arancia si sente, ma non tantissimo. Fammi dare un altro morso. si chiama? I cartoccini. Uguale. Fatti in un formato diverso. Lo stesso aroma, Un bel 7? pure 8, Pure mi 8. sono piaciuti, Ci non ho sta. pensato. Melegatti. Di croissant, melegatti al cacao, C'era sia la cacao versione cacao e e latte, c'era sia la versione bianca, quindi con all'interno la farcitura di cacao, latte. e No, ma sia più questa bene qua. prendere questo. Non ce lo fa vedere esternamente perché la confezione è questa Sorpresa. qua. Si è perso un po' la forma per la strada, però è molto morbido. Mo fa caldo, quindi non c'è molto Sciolto. però farcitura. Vediamo un po', però molto morbido. Sì. Non mi fa impazzire. Questa crema dentro. Però No, però quella crema è l'impasto del cornetto che non mi piace. L'impasto un po' diverso dalla confezione. la crema, prendi solo la crema, un po' acidina. Cinque È come se ti rimanesse quel sapore di cornetto confezionato, e mezzo. Ah, cioè, pollo. bravo. Questo è uscito nella degusta box di luglio. Cuore, vabbè, Mi proteine, sfoglie cotto al digeribile, forno. con farina di fagioli di grano saraceno e inulina. Buoni, Semplici.
non si sentono questi fagioli, cosa? No. Buoni? Provano veramente secchi. Però è come se ci mancasse forse un po' di sale. Vabbè, ma... Vabbè, sì, ci sta. Però... Cosa, a me non mi fa dire niente. Non mi piace. Otto. Sei. Sei e mezzo. Sei. Questi, più che mangiati così, accompagnati. Sì. Forse con delle lenticchie, tipo a me che mi piace così. Bravo. Assoluto. Sono sì. Buonissimi. Sì. Ok. Io direi di bere un attimo. Facciamo l'ultimo dolce, vado a prendere la bevanda e poi andiamo avanti. Allora, crispy vegan gianduia. Crispy? Crispy ho detto. Crispy McVegan. Crispy. Okay. Ma che brutto hai detto crispy? Crispy? Ah, crispy. Vegan gianduia. Crispy. Secondo me sono buoni. Ma due solo il pancake, cioè è bello. A me non mi ispira. Sono chiari. Ancora più piccoli. Ma guarda quanto sono chiari. Ma io erano così piccoli. Negli anni si sono rimpiccioliti. Ah, ok, sono proprio chiari già, cioè dalla confezione, non so perché me l'aspettavo così. No, no. Oh, però che bello dire. Gianluia proprio. Sono una fan di Gianluia. Meno quando do. Cos'è pure il caldo? Vabbè. Si vedrà. Sono buoni. Essendo vegan non sono pesanti. Solitamente quel gusto stucchevole. Anche se comunque quello lì che c'è in commercio classico fuori il cacao. Mm. Quindi è ancora più pesante rispetto a questo. Tu non ce la fai di questi biscotti in generale? No, ma anche perché sono più piccoli. Mm. Cioè a me piaceva proprio quella sensazione di quando mordevo. Cioè, crack. Questo è molto più morbido però, vero? Sì. Ma non so perché è più morbido. Stare, però è più morbido. Buono, però non è il mio preferito. Ti lascio col retrogusto che è vegan. Ah, sì. Quel finale che non è proprio... Sì. Dai, però ci sta, secondo me è un bel 7. Ti aspettavo di peggio, 6 e mezzo 7. No, non gli do 5 perché sono buoni. Io devo dare 5. Vabbè, 5 sta. E mezzo, Ok, io 6 e mezzo, No, non mi piace il retrogusto che lascia. Non vado a capire la bevanda. Andiamo con la bevanda Mentos, gusto limone e menta. Sapete? C'era anche frutti di bosco e mela. Una po' scenerata, cioè non è una fazzola bozza. Ma invece sta accadendo. Sono i pezzi della Mentos. No, che schifo, A me non ci sono però. Ti doveva capitare. Sì, ci sono pure a me. No, ma non mi piace, è dolcissima. Okay. No. Limone dove? No, ma si sapeva che le caramelle così sono. No. Beh, però me l'aspettavo più il limone. A parte che... Prova queste cose dentro. Non la riesco a provare. Mamma mia. No. Ma poi lo sai che cos'è? Talmente che è dolce, è stata oltre una settimana nel frigo e là è quello ghiaccia. Quello ghiaccia non è fredda. No. Però è troppo, dai, è imbevibile. Ma che se la riesci a finire? 4. Gioco del lattino. G. Tutti meritiamo un Giuseppe nella vita. Ricordatevelo sempre. Io per deviare sono andata male. Quindi devo restare della mia idea. Ok. Dolce. Dolce, Anche se... No. No, dolce. Però ti dico che io l'ho presa perché li volevo provare. Questo sì. Ma già l'hai provato? No, ma non ho sentito tante recensioni così. No. Però ho detto no, io li devo provare. Già il pack è bellissimo. Ma sta, io vorrei vedere il fatturato di quest'anno di Matilde.
Sempre lei. Perché ha fatto tantissime novità quest'anno. Buonissimo, quello là che ci uscì nella degusta box cioccolato bianco. Mi piace un sacco. Sì, sì. Allora, bocconcini souvenir di Sicilia. Snack di sfoglia ripiena con crema ai limoni di Sicilia. Così? Ok. Ecco. Oh, sono pure con i zuccherini sopra. Oh, il limone si sente. Senti come si sente. Proviamo. Io un po'. Però si sente, mo arriva. Avrei puntato un casino sul limone. Proprio quella cosa aspra, forte. Poi giustamente. Però mi devo mangiare un altro per capire. Infatti pure io me ne volevo mangiare un altro. L'esterno è too much. Cioè non ti fa sentire ripieno. Vabbè no. Però buona anche la crema. Ce n'è pochissima di cola. Buoni, ma avrei accentuato ancora di più il limone. Però, vero, si sente. Ma quella sfoglia. È la sfoglia che è buona. Ti ricordi? Ultimo! Oh, ha avuto 8. 8 e mezzo? Ci sta. Ultimo! Questi presi da Sweet Ben. Cracker cos'è? Perché la lavori? Honey mustard onion. Ma non la mezza settimana. Ma non è una buona, non l'avevo trovato. Ma si è per concludere questa delusione. Lo sento. Cosa abbiamo trovato di questo? C'è una cosa che ci sono cose che sta. Questa pure non è compatibile, cioè sono enormi. Bello odore. Ecco. Enormi, vai. A me non piace la mozzarella, eh. Questo miele. No, è buonissimo. Giusto equilibrio. Per me è quello il prodotto del vino. Fa proprio quel sapore, no, piccante, però quella nota. Scusateci, ma Paola. Buono, veramente ci voleva. E quindi lui ci augura un buon fine d'estate 2023 di registrazione per un settembre ricco di video, di novità, di vecchi video, perché c'è stato un po' un anno un po' così. Ma possiamo fare. Però ma possiamo battagliare perché c'è telefono nuovo. Ci sono tante cose, quindi ha voglia di cacciare cash. Vabbè. Quindi, ovviamente vi auguriamo buone vacanze, però ci vediamo comunque anche nei prossimi giorni con i mini video, con i vlog. Io tra poco andrò in vacanza, quindi mazzi e manzi, speriamo. Mamma. Quindi mi auguro per voi e divertitevi. Sì, infatti. Bevete, ballate, ma prudenza. Consapevolezza. Quindi sembra un addio, ma non lo è, perché non lo è. Ok, niente, ci vediamo con te. Con me, forse qualche vlog. Ah, dai. Ok, vabbè. Però effettivamente. Degusta poco secondo. Già volevamo abbandonare tutto, già. Scappare via. E questa box che quest'anno non ritarderà. Esatto, e quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!